Marco Travaglio, e cosa si ricava fin qui dai capitoli che conosciamo di questa storia? Ma cerco di andare per punti e di non prendere troppo tempo. La prima cosa sono le espulsioni, sono uno strumento normale dentro un partito per chi viola le regole. Tutti i partiti che oggi danno lezioni hanno fatto massiccio uso di espulsioni. La Lega ha espulso i leghisti che nel 94 volevano restare con Berlusconi contro Bossi che l'aveva rovesciato. Il PDL ha espulso il suo, praticamente, insomma, il suo cofondatore, e cioè Fini, che se n'è andato un attimo prima di essere sbattuto fuori insieme ai suoi fedelissimi, non certo per violazioni ma per avere difeso la giustizia contro le leggi vergogna. Il PD ha sterminato praticamente il suo partito in Valsusa, cacciando tutti quelli che sono contrari al TAV, come se ci fosse un reato di leso treno ad alta velocità. Credo che oggi abbiano aperto la procedura di espulsione sempre nel PD per una parlamentare di Salerno, tale Saggese, che ha dato la solidarietà a un antirenziano lettiano. Tutti i partiti fanno da sempre uso di questo strumento, quindi non è lo strumento il problema fondamentale. Non tutte le espulsioni sono uguali, naturalmente. Queste quattro, parliamo di quelle dei senatori, perché poi i due deputati che oggi se ne sono andati, diciamo che sono stati messi sul banco degli accusati per avere, ma torto a ragione non lo so, ma contravvenuto a un impegno piuttosto importante per quanto riguarda i 5 Stelle, cioè quello della restituzione dei soldi famosi. Ma parliamo di quelli di ieri. Quelli di ieri non hanno compiuto nessun atto specifico che violi la cosiddetta disciplina di partito, perché lo so che cosa sono accusati di avere fatto. Hanno fatto un mobbing sistematico nei confronti del loro movimento, andando ogni volta sui giornali e nelle televisioni a parlare male dei leader del movimento, dei loro colleghi del movimento, che ogni volta prendevano delle decisioni non dialoganti, mentre loro volevano essere dialoganti nei confronti soprattutto del PD, e quindi di fatto hanno, diciamo, limato i nervi ai loro colleghi fino a quando sono stati sbattuti fuori. Però questo non è un atto di violazione della disciplina di partito, questo somiglia molto al cosiddetto reato di opinione. E se è previsto che per questo reato di opinione, dal regolamento, dal non statuto, che si possa espellerli, secondo me è antidemocratico proprio lo statuto che lo prevede, e quindi farebbero bene i 5 Stelle a rivederlo, perché non c'è niente di male a dire che ci sono delle cose da ritoccare dopo un anno di esperienza parlamentare. L'impatto mediatico di questa cosa è devastante per quanto riguarda l'immagine dei 5 Stelle, che faticosamente erano riusciti a risalire la china rispetto a una campagna giornalistica che abbiamo visto per mesi dipingerli come dei brubru, come dei baluba, come degli incolti, come degli xenofobi. Insomma, quando hanno cominciato a mostrarsi anche in televisione, a farsi vedere nei dibattiti parlamentari, a imparare a studiare le leggi, a fare l'opposizione, diciamo che avevano molto migliorato la loro immagine anche presso quel pubblico che li guardava con difficoltà. Questo è sicuramente un clamoroso autogol, oltre che, ripeto, una mossa antidemocratica che dovevano e potevano risparmiarsi. Poi il giudizio sui dissidenti è ancora un altro punto, è un altro piano, nel senso che io non mi sono mai iscritto nemmeno a una bocciofila e nemmeno agli scout, proprio perché non voglio rispettare regole imposte da altri. Già abbiamo la Costituzione, il codice penale, facciamo fatica a rispettare quelli, quindi personalmente io non riesco a capire per quale motivo uno si iscriva a un movimento fondato da Grillo e Casaleggio e poi, dopo che si è fatto paracadutare da quel movimento grazie a quella faccia, cioè alla faccia di Grillo in Parlamento, dopo un anno scopre che in quel movimento Grillo ha una certa influenza e Casaleggio pure. Che riflessi pronti, mi viene da dire. Quindi, se questi signori avessero avuto un pizzico di dignità, se ne sarebbero andati nel momento in cui hanno scoperto che il loro movimento improvvisamente gli faceva schifo, i loro leader erano Hitler e Mussolini reincarnati, eccetera. Restando lì ad aspettare che qualcuno li cacciasse a pedate, secondo me non hanno dato una grande prova di sé. Dopodiché questo raddoppia l'errore di chi li ha cacciati, perché avrebbero dovuto lasciarli lì ad aspettare in eterno di farsi cacciare, se volevano dimostrare di essere più democratici di loro. L'ultimo punto, se ho ancora un secondo. Sì, certo.
sono le motivazioni che stanno dietro a quello che sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle e sono delle motivazioni paradossali rispetto agli altri partiti. Gli altri partiti come fanno a non avere della gente che va in direzione opposta rispetto a quella dei vertici? Si scelgono, grazie al Porcellum, una rappresentanza parlamentare a immagine e somiglianza delle segreterie. Ne sa qualcosa Renzi, qui c'è Richetti, che si è trovato in Parlamento una delegazione alla Camera, una delegazione al Senato che sono quasi tutte di fedeltà e di obbedienza bersaniana e lettiana, no? Anche se poi lo stesso partito a distanza di un anno è diventato tutto renziano, per cui il problema adesso è capire come fare a sistemare questa discreta discrepanza. So che Travaglio è preparato sulla mia storia, non è so che Travaglio conosce un po' la mia storia e sa che non arrivo in Parlamento perché amico di qualcuno. Altri partiti addirittura non hanno nemmeno fatto finta di farli scegliere agli elettori, come Berlusconi, come la Lega, che proprio li hanno fatti nominare direttamente dai capi, per cui capita di rado che ci sia qualcuno che dissente o che stona rispetto al coro, anche quando il partito fa esattamente il contrario di quello che aveva detto agli elettori. Questa è la cosa doppiamente paradossale. L'unico partito i cui vertici non conoscevano nemmeno fisicamente i loro eletti è proprio il partito che viene tacciato di essere il più antidemocratico di tutti, e cioè il Movimento 5 Stelle, i cui eletti Grillo e Casaleggio in gran parte hanno conosciuto dopo che erano stati eletti, proprio perché è stata scelta quella stravagante, se vogliamo, ma insomma quella è stata scelta, meccanismo di selezione tramite il web, per cui alcuni li hanno azzeccati e altri non li hanno azzeccati, per cui alcuni si sono ritrovati a essere col tempo dei pesci fuor d'acqua. Come risolvere il problema? Non si può risolverli a calci in culo questo problema, ma è un problema che esiste nel Parlamento e se sono onesti lo dovrebbero ammettere tutti i partiti, perché alla fine io mi domando, ma l'elettore dei 5 Stelle in questo momento si sentirà più o meno tradito dai suoi eletti rispetto all'elettore del PD? Che in un anno ha visto i suoi eletti che avevano detto mai con Berlusconi andare al governo con Berlusconi e poi andarci con Alfano e poi andarci una seconda volta con Alfano, ma ce n'è uno di elettore di un anno fa del PD che avrebbe mai potuto immaginare che il suo partito avrebbe preso i suoi voti per portarli in un governo che fa pure le riforme costituzionali con Berlusconi e con Alfano? Allora, se non risolviamo questo problema, possiamo far finta che appunto il problema della democrazia nei partiti lo risolviamo evitando le espulsioni nei 5 Stelle, no, oppure ghettizzandoli e facendo finta che tutto il resto del panorama politico è un capolavoro di democrazia. Non è così, purtroppo.